Avete parlato di delusione, ansia, rabbia, ma anche e soprattutto di preoccupazione per il futuro delle vostre famiglie. Come vi sentite innanzitutto e cosa chiedete? E come ci sentiamo? Ci sentiamo distrutti con il mondo che ci è cascato addosso. Sono 2 anni che non vediamo un soldo, la nostra dignità dove è andata a finire, da uomo prima, poi da marito e poi da padre. E questo chiediamo noi. I nostri soldi, cioè il dovere che abbiamo fatto nostro, il nostro servizio, quando ci verrà pagato? La dignità dove è andata a finire? Noi con quale scopo ci dobbiamo alzare la mattina alle 5 per essere qua alle 5 e mezza e venire a lavorare a fare 8 ore di lavoro? La risposta qual è? La notte. A lavorare 8 ore qua, sotto i rischi, cose, tutto quello che può comportare. Una volta giustamente ci pagavamo, portavamo alla famiglia lo stipendio. Se succedeva qualcosa era il nostro rischio. Però adesso. Eravamo tutelati una volta. No, lo facevamo perché noi avevamo il nostro stipendio, così il stipendio non abbiamo più. I stipendi nostri sono finiti, non ce n'è più, non sappiamo più che cos'è un stipendio da 22 mesi. Allora questa è la risposta che chiediamo noi, alle istituzioni, a chi ci segue, a chi ci comanda. I politici nostri passano di qua, ti salutano e neanche si fermano. E allora, ci conoscono soltanto quando, ripeto ancora l'ennesima volta, quando sono nel periodo delle elezioni. It's the last great invention.